Good morning, Genova. Oggi vi presento Mariella Passaquindici, che è di Bari ed è laureata all'Accademia d'Arte, è insegnante di yoga ed è anche counselor e psicologa. È poi teacher e ambassador di Yoga della Risata. Mariella ha creato una sua disciplina, unendo quelle che sono le sue competenze. E questa disciplina, che io anche ho sperimentato, si chiama Kush Art. Ma sarà Mariella stessa a spiegarci di che cosa si tratta. Buongiorno, Mariella. Grazie di essere qui con noi. E quindi la mia domanda è proprio questa, di raccontarci e anche un pochino dimostrarci, per quello che è possibile, la Kush Art. E poi ti prego di lasciarci con l'esercizio di risata preferito. Grazie molte, Mariella. Buongiorno, ciao a tutti. Buongiorno Giorgia. Giorgia mi ha già presentato. Io sono Mariella Passaquindici. Oggi vi parlerò di Kushart. Kushart è una tecnica che io ho ideato. È una tecnica che nasce dalle mie esperienze lavorative. Ho effettuato delle ricerche e degli studi per poi creare questa tecnica Kushart, ovvero arte felice. Kush in sanscrito significa felice, quindi Kush Art. All'interno di Kush Art troviamo l'Hatha Yoga, lo yoga della risata, la meditazione e l'arte. Perché ho creato questa tecnica? L'ho creata perché in un momento della mia attività professionale ho sentito che avevano delle connessioni, una entrava nell'altra. Infatti, l'Hatha Yoga ci permette di avere una consapevolezza attraverso il pensiero. Sento e porto il mio corpo nella postura adeguata, nella postura che sento. La meditazione ci permette di essere presenti nel qui e ora, quindi sono presente durante l'attività che svolgo. L'arte, nel senso più antico della parola, è il significato è ingegno, talento, e tutti noi ne siamo dotati. E l'artista chi è? L'artista è la persona che riesce a mettere fuori il proprio pensiero creativo, permettendo di esternare la propria creatività attraverso un elaborato grafico. E lo yoga della risata? Beh, io penso che ormai lo yoga della risata tutti lo conosciamo, è una tecnica nota che sappiamo che apporta notevoli benefici al nostro organismo, quindi aumenta le difese immunitarie, mette in equilibrio il nostro sistema nervoso, ma permette soprattutto in Kushart di mettere fuori quella parte bambina che è presente in ognuno di noi, quindi quella parte che non è la parte bambina che non vuole prendersi le responsabilità, ma quella parte creativa, quella parte che ci permette di osare, di essere pronti a mettere fuori quelle che sono le nostre potenzialità attraverso la curiosità, attraverso il pensiero che un momento non è mai come un altro, quella parte che non ci fa annoiare mai. È proprio quella parte che viene fuori in Kushart e permette alla persona di osare attraverso il segno, il gesto e il tratto. Il tutto nasce in maniera molto spontanea. È una tecnica che lavora sul contingente, sul qui e ora, quindi ci permette di liberare la nostra creatività senza alcun pensiero che sia giudicante. Quindi non giudichiamo assolutamente nulla di quello che facciamo. Il lavoro non viene letto attraverso un giudizio, ma viene messo fuori come un qualcosa che
è presente nel qui e ora, quindi io lascio andare il mio tratto, la mia energia che prende forma sul foglio, e quindi tutto questo non fa altro che andare ad aumentare la nostra autostima. Noi solitamente, quando eseguiamo qualcosa che possa essere anche un dolce, abbiamo sempre bisogno del consenso esterno. Questo consenso ci gratifica, la gratificazione porta noi ad aumentare l'autostima. È vero, è verissimo, tutto questo a noi serve, ma a noi serve anche avere un pensiero nostro, quindi andare a lavorare su quello che noi vogliamo, e attraverso Q-Chart noi riusciamo a mettere fuori le nostre potenzialità senza aver bisogno di un parere esterno. Quindi io metto fuori il mio pensiero creativo e questo mi aiuta a potenziare il mio pensiero e quindi a comprendere e a sapere anche dove voglio andare, no? A essere io artefice e autista, quindi a guidare la mia vita. Q-Chart io l'ho proposto e portato nelle scuole, nei centri per anziani, con le disabilità, nei centri con pazienti con disturbi psichiatrici, con notevoli risultati. I risultati sono stati eccellenti. È una tecnica energetica, quindi porta energia, permette di avere una consapevolezza del proprio corpo, e quindi questa consapevolezza la si porta anche fuori durante il quotidiano, permette attraverso la risata di aumentare il pensiero positivo, e con il segno grafico ci fa comprendere che noi possiamo. Quindi l'arte non è destinata solo a chi deve comporre musica o a chi deve dipingere. L'arte è un pensiero creativo che abbiamo dentro di noi, quindi attraverso la creatività noi andiamo ad aumentare anche il nostro problem solving, e questo problem solving ci permette di mettere fuori la nostra unicità, ci fa comprendere che ognuno di noi ha un bagaglio che è pronto per poter venire fuori, per poter affrontare tutte le situazioni che la nostra vita ci porta, e quindi attraverso questo bagaglio noi riusciamo ad affrontare. Il bagaglio è dentro di noi, e attraverso Q-Chart noi incominciamo a sperimentarlo, a metterlo fuori. Allora, siete pronti per sperimentare Q-Chart? Ora vi farò sperimentare un esercizio, uno degli esercizi che solitamente io inserisco nelle sessioni di Q-Chart. Questo è un esercizio sulla lateralizzazione, l'importanza dell'equilibrio della parte destra e la parte sinistra. Noi sappiamo che solitamente è la parte destra, no? La parte più cognitiva che mettiamo in atto, quindi la parte razionale. Attraverso questi esercizi noi andiamo a liberare anche il nostro emisfero destro, che è la parte che ci permette, quindi quella parte del nostro cervello che ci permette di essere più creativi, ci permette di liberarci, di essere, di osare e di liberare appunto la nostra creatività. Come ho appena detto, la creatività è presente in ognuno di noi. Allora, di che cosa abbiamo bisogno? Di pochissimo. Abbiamo bisogno di colori. Io ho preso dei colori, sono dei pennarelli, ma possiamo prendere i colori a pastello, quello che abbiamo a disposizione, un foglio bianco, e per il colore io vi consiglio di non utilizzare la parte razionale, ma la spontaneità, quello che sentite che vi attrae in questo momento. Ricordiamoci che i colori sono energia, quindi in questo momento io sento che il mio colore è l'arancio. Allora, l'esercizio è questo: prendiamo il nostro colore, il foglio, quindi sulla destra abbiamo il colore e con la sinistra abbiamo il foglio, e lavoriamo pronunciando ho ho, disegniamo ha ha, ho ho, andiamo sul ginocchio sinistro, ha ha sul ginocchio destro. Lo faremo in maniera sempre più veloce e la risata sarà in avanti, quindi abbiamo il foglio
diritto verso di noi, con il pennarello disegniamo e ridiamo. Ricordiamoci che Picasso diceva, ha sempre sostenuto che i veri artisti sono coloro che riescono a dipingere come dei bambini. Bene, noi siamo dei bambini, quindi cerchiamo, abbiamo detto che Yoga della risata permette di mettere fuori quella parte bambina in ognuno di noi che ci rende artisti in Couchart. Bene, siamo pronti? Ecco. Ho ho ha ha. Ho ho. Ha ha, ho ho, ha ha, ho ho, ha ha, ho ho, ha ha, ho ho, ha ha, e molto bene, yeah! Molto bene, yeah! Ecco il nostro lavoro che è venuto fuori, questo è il mio lavoro che è venuto fuori attraverso questo esercizio con Couchart. Bene, vi auguro di poterlo sperimentare e vi saluto. Ho ho ha ha, ho ho ha ha, e ok, grazie a tutti. Grazie Mariella, grazie e complimenti per aver creato Couchart. Bye bye, Genova.